seconda puntata del mio vlog che inauguriamo con questo nuovo taglio e pettinatura di capelli. Grazie a tutti, abbiamo il pubblico. Siamo a Angolo Terme. Allora, com'è andata la giornata? Siamo partiti per le 9. No, aspetta, spieghiamo prima di spiegare cos'è questo Angolo Terme. Allora, è un campo estivo di adolescenti, giusto? In cui io, Arianna e il buon Harry siamo gli educatori e affronteremo 4 giorni insieme a loro esperienza di convivenza. Siamo partite alle 9, siamo arrivati qua, abbiamo incontrato i ragazzi delle medie, perché c'erano qua i nostri ragazzi delle medie con gli altri educatori, abbiamo fatto la giornata con loro, abbiamo giocato, fatto un po' di giochi, abbiamo sudato e adesso siamo qui in chilling, si dice chilling, i giovani dicono chilling, che alcuni smandalano e altri giocano a scacchi, sbriscolano e altri giocano a scacchi là in fondo. Bene, fra poco ape, magari. Cena. E ora un bel taglio sulle bellezze di Angolo Terme. Questi capelli. Charlie, qua un barzezzaghi c'è. Si fa. Ok. Settimana enigmistica. Si gioca a poker. Si gioca a. Quindi è diventato il vlog di tutti. Vogliamo parlare di Scientology anche. Scusate, come mi sono permessa di prendere io in mano il telefono? Non accadrà più in questa... Abbiamo mangiato un buonissimo risotto alla parmigiana. Adesso stiamo sperando che Harry torni, che ha portato giù i ragazzi delle medie, per poi andare ufficialmente alla sagra di Mazzunno. Sì. Ah, noi puntiamo alla sagra di Mazzunno. Se siamo andati... via, rimandiamo ora la clip di Mazzunno. Sagra di Mazzunno, ora! Oh ragazzi, però l'entusiasmo... Ah, facciamo! Anche a parlare delle sorti per i ragazzi e a festeggiare la festa di Mazzunno. Sono le... 22:37. Fuori piove, fuori DJ non ha ancora iniziato a suonare. Non sappiamo se buttarci nella tormenta o aspettare il DJ. Scopriremo nella prossima clip che cosa abbiamo fatto. Niente. È andata male amici, e siamo dovuti rincasare. Musica house anni 2000. Anni 2000, circa. Siamo rincasati a causa del maltempo perché sta per arrivare un nubifragio. E niente. Buongiorno. Secondo giorno, fatta colazione, fatto momento libretto, preghiera e adesso iniziamo con i giochi. Abbiamo diviso i ragazzi in 3 squadre in base agli starter dei Pokémon. Il primo gioco di oggi è che ognuno dei ragazzi deve disegnare il proprio Pokémon e poi attaccarlo sul cartellone, il Pokémon rappresentativo. Take yours and I'll take mine on the right hand side. I'll rest and you'll find that you take rest in one. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide and I'll find mine on the right of your side. And I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and try to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Hey! Ah, già partito! Pomeriggio, direzione Lago Moro.
per affrontare questa giornata afosa, ma no, non è afosa, se è ventosa. È ventosa, but c'è un po' di caldo, c'è un po' di afa, dai, cioè, forse la giochiamo bene. Dalle 7 alle 9 saremo con i SUP, le pedalò, le canoe, e durante la Golden Hour facciamo questa esperienza con i ragazzi del Lago Moro. Quindi pomeriggio e serata al Lago Moro. Ciao! And I'll find mine on the right of your side. And I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the right of your side. And I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Eccoci qua, stiamo per iniziare l'esperienza del SUP, la canoa sul Lago Moro. Nella Golden Hour. Nella Golden Hour, esatto, non mi veniva il termine. E niente, ci vediamo dopo nei commenti. Mi sono innamorata del tipo che ci ha spiegato che canoa. C'ha due braccia. C'ha due braccia, come mai? Come te ne faremo? Voi cosa ne pensate del ragazzo? Quale, Andrea? Sì, è un figo. Cioè con questi outfit proprio carini. È un po' bello. È carino, è carino. Piace pure alla famiglia. Here I am in this old town, still dreaming of the open road. I've been here for far too long, there's so much more than this I know. Raga, cosa devo filmare? Il disagio nostro. It's been years since I've been gone, I miss the way it feels to roam, this urge that's grown in. E niente, siamo sul pedalò e l'acqua è calda, fuori si gela perché c'è il vento. Andrea ci istruisce. Grazie, saluta. Andrea, grazie Andrea. Grazie Andrea. E nel frattempo la gente prova a fare le verticali sui SUP. Adesso continuiamo il nostro giro. On the road that's grown thin. We will fill the tank and make our way down windy tracks and beaten roads. We'll drive away from this old town and find a place we've never known. With
the summer sun over open plains with the windows down. Abbiamo messo le interviste e ora le faremo, ragazzi, mentre si cibano, così vedete tenere le pose più imbarazzanti. Detto, meglio la canoa. No. Sup, da poi devo fare la puta canoa. Da darsi, da qualche parte. Andrea. Darsi. Paolo. Paolo, sei bellissimo! Andrea, se vedrai questo video è perché hai delle fans, è per quello che ti aspettiamo poi per bere una birra. E... Sap. Anch'io Sap, quello piccolino. E è strabella, canoa, andare in canoa è strabello. I'm dreaming off the road again. Set free in the wind. Feels like we found home again. On the road that's grown thin. È un insetto vero, non è? È l'ultimo Natale, ragazzi. Posso andare là? Ma ci dai? Ci lasciamo? Ciao, c'è un po' di nuvolo ma noi confidiamo in Trebi Meteo che ci dice che sarà il sole poi tutto il giorno. Quindi iniziamo con le solite parole crociate che non so fare. Ci vediamo al lago? Ci vediamo al lago. Siamo nati grandi come formiche ma ci sentiamo giganti. Tra tutte le scimmie del mondo, le più intelligenti. Crescendo abbiamo creato un impero, ognuno al proprio recinto. Potremmo goderci il giardino, ma non ti vedo convinto. Perché punti più in alto, sei un conquistatore. Il mondo intero ai tuoi piedi, ma tu vuoi avere il sole. Il pubblico ti afferma, tu sei adolescente. E allora spacca tutto, tu sei il cavallo vincente. Umano sorridi, sei sempre il migliore. Umano sorridi, ma chi sta meglio? Arrivati alla sera, la giornata al Lago Moro, ultima sera, ultima nottata qua. Sì, esatto. E niente, allora Grigliatona, il nostro esperto scout Paolo Amorello, ha acceso il fuoco insieme al nostro padre e ha una maglietta adatta per l'occasione, quindi che deve di venire a mostrare da fuochista. E dice: nessun profumo vale l'odore di quel fuoco, in realtà di questo fuoco. Bene, noi pronti per la grigliata e poi giochi e poi stelle. Olè! Olè! Place to hide.
Ultimo giorno, diluvio universale, piove, però noi non ci demoralizziamo, dovevamo andare al lago, stiamo qua, giochiamo, passiamo il tempo insieme, stamattina abbiamo fatto l'ultima la messa, abbiamo iniziato l'ultima pagina del nostro libretto e niente, stiamo qua a passare il tempo finché arriva la sera in cui mangeremo una super pizza e poi concludiamo con il libretto, le dediche e l'ultimo origamo che sarà una farfalla. Abbiamo spoiler! Cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked off somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warm. E qua è la luce. Signori e signori, amici e amiche, abbiamo concluso il campo e chiudiamo anche il vlog. Alla prossima! Stiamo tornando da Angolo Terme. Questa è la situazione. Ragazzi, siamo arrivati. Simo, cos'è che hai detto prima? Che questo è non è più il tuo vlog. Ah, ma... già, è il mio vlog. È il nostro vlog, perché adesso io sono la attore principale. No, non star, non sono così, però l'attore principale. E vai, finisci. Il vlog è di tutti, nel senso che poi tutti potrete beneficiarne da questa esperienza. Soprattutto i nostri ado. Cuore, che non so cosa faccio fare.